E buonasera, bentrovati a TG0. Si riaprono le polemiche, si riapre anche il dibattito su cosa bisognerebbe fare, o meglio, come dice l'opposizione, su cosa non bisognerebbe fare. Il dibattito vede due fazioni contrapposte: il governo, che pensa sia meglio darsi una mossa, e l'opposizione, che invece sostiene sia meglio non darsi una mossa. Da una parte c'è il governo, convinto che bisogna fare qualcosa; dall'altra l'opposizione sostiene invece che non bisogna fare qualcosa. Il premier, subito dopo, per congedarsi, ha detto "io vado che è tardi". Numerose le polemiche da parte dell'opposizione, che ha risposto "io resto che è presto". È in fondo lo stesso meccanismo dei cosiddetti kebabari. Difatti, prima di servirti il piatto, chiedono sempre "tu vuoi con picanto o con senza picanto?". Tu vuoi picanto con senza picanto? No, ti chiedevo come vuoi condirlo. Voglio condirlo con senza condirlo. Non ho capito, scusa, puoi ridirlo? Posso ridirlo, ma con senza dirlo. Posso pagarlo, ma con senza pago. E davvero cosa vuoi? Voglio una coca senza conca loca. Voglio una cola, ma con senza coca. Voglio cantare con senza cucantu. Voglio parlare con senza cubarlo. E criticare senza criticando. E governare senza governando. Ma che bel modo è questo per poter pensare senza più pensare a niente. Mi sento molto, molto più leggero. Il mio discorso rimane un mistero. E non ci sarà mai uno sviluppo. Però è così che muore il mio pensiero. Hanno inventato apposta questo ballo per non pensare a quello che c'è in ballo. Perché è così che poi va avanti il mondo. In fondo è molto peggio dell'inferno. In piedi, e quindi ballo, 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 ballo. E dentro piango, 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 piango. E fuori ballo, e dentro piango. E dentro ballo, e fuori piango, vai. E dentro ballo, e fuori piango. Yeah.